tanto staccato di questa linea, di una chiesa attuale che vede nel Papa il Papa luminoso per te. Non da ultimo, quando noi preghiamo se abbiamo risposto, diciamo, insegnaci da amare Gesù si era contato, Maria ci dice il Papa. Con questo stile, che è un stile non culturale, ma soprattutto ecclesiale, noi diciamo grazie al Signore che ci ha dato un padre e un maestro della gioventù, che noi in tutto il mondo interpretiamo in questa maniera. Nelle 4.800 case dove ci sono i anziani, soprattutto nelle zone più povere, mi riferisco a Libia, alle Filippine, ma mi riferisco anche alle zone diverse, perché gli anziani nel svolgimento hanno una stanza facendo tanto tempo. Forse voglio sapere che non si canterà una o due case anziane con scuole aperte per i giovani. Che cosa auguro a me stesso? Che questo mio dire non sia un dire vano, che non sia un suonare, ma che sia invece un dire grazie al Signore, perché anche questa sera, 31 gennaio 2022, accanto al parroco, con il parroco, noi celebriamo la vittoria della vita sulla morte. Non posso ci dicevo questa sera, tanti anni fa, vi aspetto tutti in paradiso. Non posso dicevo una cosa ancora più grande, che chi non abbandona l'altro è del Dio. E lui, come ha detto il Papa Francesco ieri mattina, non è rimasto nella sacrestia, è sceso in mezzo al tempo. Noi ci onoriamo per la voce di Cristo, che è l'attuale Papa, Papa Francesco, e per metà stasiana, e per metà gesuita, in quanto i suoi anni di formazione li ha passati in una casa stasiana. E poi è diventato gesuita. Ma oggi, testimonia la santità di Giovanni Bosco, che ancora si sta facendo vedere e dà anche un segno a Coringa, perché quel vescovo, Monsignor Cognati, che ha inaugurato, chiamando la sua licenziina De Simone, oggi è il servo di Dio e sta andando verso la santità riconosciuta. Caso strano, ma bello, nello stesso periodo in cui la Santa Chiesa ha dichiarato per grave padre Angelico di Bari. Anche lui siciliano, anche lui sofferente, dinanzi al mondo laicista che lo ha toccato. E con questo vi ringrazio di avermi ascoltato, ma vi prego di pregare ancora per il fratello amico Francesco Rovinetti. E per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.